Brindisi, città europea dello sport 2014. Il pubblico brindisino risponde presente alle seconde edizioni del Gran Premio d'Italia, valido per il campionato mondiale di motonautica F2 Inshore, organizzazione inserita tra le iniziative di Brindisi Città Europea dello Sport. L'atto finale di scena domenica 6 luglio è attesissimo, i bolidi sono pronti, i team organizzati, i piloti agguerriti e allora, dopo la consueta sfilata delle veloci imbarcazioni davanti al pubblico, la gara può cominciare. In palio è alta, Eric Stark, campione del mondo in carica con il suo bolide numero 1, prende la testa della corsa che si deve fermare già dopo due giri per un incidente che coinvolge due imbarcazioni. Un piccolo momento di tensione, i piloti coinvolti nell'incidente vengono aiutati dalle imbarcazioni di servizio e la gara può riprendere. La competizione entra nel vivo e a pochi giri dal termine un secondo incidente rallenta ancora le ostilità. L'allarme rientra, nessun ferito e la parte finale della gara vede nuovamente in testa il numero 1 del mondo. La bandiera a scacchi è proprio lo svedese a tagliare per primo il traguardo ed esultare con i membri del suo team. La tre giorni sportiva decreta i suoi vincitori, premiati per le varie categorie scese nelle acque del porto brindisino prima della F2, i giovanissimi delle imbarcazioni minori del campionato italiano GT15, al primo posto nella gara di competenza Salvatore Pricoco, al secondo Massimiliano Testa, terza piazza per Leonardo Garofalo. Sulla scalinata Virgilio quest'anno risuonano persino le note dell'inno di Mameli grazie alla vittoria conquistata nella categoria F4 da Alberto Comparato. Secondo posto della F4, lo svedese Jesper Fors, terza piazza per il lettone Nikita Lix. Un premio spetta anche alla città di Brindisi e al Circolo Nautico Porta d'Oriente. Organizzatore dell'evento sin dalla scorsa edizione e proprio per il 2013 riceve il riconoscimento internazionale di top organizer dell'evento, ossia la tappa meglio organizzata e più gradita al mondo tra i piloti e le squadre partecipanti. La soddisfazione è grande, questo era un sogno che abbiamo inseguito per diversi anni. Alla fine l'anno scorso per la prima volta abbiamo ottenuto questa gara di campionato del mondo e quest'anno i piloti ci hanno creduto, sono 20 nazioni presenti qui a questa competizione, ma poi la soddisfazione maggiore, il premio più grande ce lo sta dando la gente. Immaginate che il lungomare è pieno,
le scalinate, tante persone venute da tutta la Puglia, siamo veramente soddisfatti. Spero di dormire un po' dopo tanti mesi. Ad ogni modo 2015 credo che sia praticamente scontato, dovremo solamente confrontarci con l'Unione Internazionale della Motonautica, che, come già ho detto più volte, ha sede a Monte Carlo, avremo una riunione fra qualche mese, noi la domanda la faremo e poi magari siamo supportati da questo spettacolo che parla da solo. La premiazione chiude la festa finale, sul podio con Eric Stark, al secondo posto il connazionale Pierre Lundin, terzo il francese Peter Morin, che nella gara Match Race conquista il primo posto. Brindisi saluta con un forte applauso lo spettacolo acquatico che la Federazione Italiana Motonautica ha già deciso di riportare nel capoluogo adriatico per il terzo anno consecutivo nel 2015. È stata la degna evoluzione dell'evento numero uno dell'anno scorso, al quale ha fatto seguito in meglio, cioè migliorando le poche problematiche che c'erano state lo scorso anno, essendo un evento molto importante e come prima edizione può presentare delle criticità. Quest'anno è stato meglio e credo che l'anno 21 sarà meglio ancora, anche se sarà difficile migliorare questo livello. Questo è nato da una casualità, chiedere da parte mia alla città di Brindisi di organizzare un evento mondiale. Una delle cose che mi hanno maggiormente impressionato è stata questa scalinata, per la quale ho immaginato che diventasse una gradinata naturale per assistere alla gara e alla premiazione, e ho visto realizzata questa mia ipotesi, che peraltro è abbastanza facile, non ci voleva una grande fantasia.